Amici di Bracemi Ancora, questa è una fetta di Bresaola e oggi vi racconto la storia, la dedizione, lo studio, il sacrificio e la tradizione che c'è dietro a questo prodotto e mi raccomando, nessuno si azzardi a definirla una semplice fetta di Bresaola. Andiamo! Il sempreverde abbinamento, rucola e scaglie di parmigiano. Un'intrigante accoppiata col miele di questi posti. Con della scamorza affumicata tagliata a scagliette, volendo con dei funghi porcini, aceto balsamico, con del tartufo e infine uno chef mi ha detto: vuoi una cosa davvero intrigante? Prova la Bresaola con delle scagliette di mela verde. Abbiamo fatto 7 abbinamenti, ma potrebbero essere stati 77, o ce la saremmo potuta mangiare senza nulla, appena tagliata dall'affettatrice. Stiamo parlando di una delle bresaole più intriganti nel panorama mondiale. Siamo in Valtellina, per la precisione a Ponte in Valtellina, siamo alle pendici delle Alpi Retiche, accanto al fiume Adda. Qui, ragazzi, si produce una bresaola che ci invidia tutto il mondo. Però io tra queste 7, ragazzi, provo quella con la mela verde. La rotolo a mo' d'involtino. Abbinamento ci sta. Proviamolo col miele. Bresaola col miele, ma assaggiate in vita mia. Secondo me, se durante una cena volete spiazzare tutti e proponete la bresaola col miele come dessert finale, scatta la ola e la standing ovation. 7 abbinamenti ve li abbiamo fatti vedere. Magari diteci voi come abbinate la bresaola, come ve la mangiate, però io a questo punto passerei dall'altra parte del tavolo perché voglio presentarvi il signor Giovanni, l'artefice di tutto questo. Tu sei riuscito a replicare quindi la ricetta dei nonni, però sì, su una scala più ampia. Per fare questi prodotti senza conservanti devi avere un'azienda impostata in una certa maniera e quindi nasce dagli ambienti, nasce dalla tecnologia, dalla cultura delle persone, dalla ossessione alla igiene e quindi alle non contaminazioni, perché poi alla fine il prodotto deve essere sicuro, deve essere un prodotto perfetto. La fortuna di questi prodotti è che sono, dal punto di vista batteriologico, garantiti. Tu in questi prodotti hai tolto i nitriti e i nitrati. Una cosa molto importante: quando si va al supermercato guardiamo l'etichetta, lo diciamo tutti, lo diciamo sempre, tutti i giorni, però guardiamo cosa c'è dentro in quel prodotto lì, perché le nostre etichette sono fatte da materia prima, carne di bovino, sale, aromi, punto. Fine. Poi abbiamo enfatizzato senza nitriti, senza conservanti. Okay. Ecco, se io invece vado a vedere le etichette delle altre aziende, hanno un elenco lungo perché sono prodotti di veloce lavorazione. Questa è stata la chiacchierata più difficoltosa della mia vita, perché sotto le narici ho questa bresaola col tartufo che mentre qua da quando abbiamo iniziato a chiacchierare. Io senti, me la assaggio, se sei d'accordo poi ci spostiamo allo stabilimento. Volentieri, volentieri, perché bisogna toccare con mano. Senti, assaggiamo questo tartufo. Giusto abbinamento. Dacci quanto è buono. Giusto abbinamento. Mamma mia. Anche se tutto giustamente quello con la mela è eccezionale. Ti posso dire una cosa? Sì. Allora, a luglio-agosto mi mangio quella con la mela, in inverno opterei per questa col tartufo. Ok. Sei d'accordo? Ok. Un po' democristiana come cosa, però. Ok. Così non scontentiamo nessuno. Accontentiamo tutti. Allora, direi che andiamo. Andiamo. Stabilimento, direzione stabilimento. Ok. Bene. Allora, qui siamo arrivati nello stabilimento, ti affido a Elena Pedrana, arrivederci. Grazie mille, ciao. Elena, a piacere. Piacere, seguiteci. Andiamo.
stagionando. Esattamente. Questo è il prodotto che stagiona nel tempo, che lo vedete fino là in alto. Quanto è alto il supera gli 8 metri. Questo stabilimento ha la particolarità di avere un'integrazione totale tra uomo e macchina. Utilizziamo le persone perché si occupano del prodotto e utilizziamo la robotica per gli spostamenti e quindi i pesi fisici delle bresaole o dei telai, come in questo caso. Avendo un telaio di 8 metri, sarà il robottino Sami a trasportare il prodotto da qui alle camere di lavorazione. Allora, amici di Bracimi Ancora, giro finito. Da quanto ho capito, voi per fare la bresaola senza nitriti e senza nitrati dovete mantenere questi standard di igiene e pulizia altissimi. Esattamente. Bravi, sì. Che ci riuscite, insomma. Non è semplice, però li manteniamo proprio perché abbiamo dedicato uno stabilimento alla qualità e alla sicurezza alimentare. Tu però mi hai fatto una sorpresa, vero? Esattamente, sì, ti ho preparato. Mi hai preparato la gamma di, la gamma di tutti i prodotti. Figo. Allora, innanzitutto alcune domande tecniche. Che parte dell'animale utilizzato per le vostre bresaole? Utilizziamo solo punta d'anca. C'è una perdita di peso quando uno fa la stagionatura? Superiamo il 40% di calo peso, okay. Proprio perché la stagionatura e l'affinamento sono molto lunghi. Quindi è tanto il 40%. Assolutamente. Considerate, partiamo da un 8 kg di prodotto di materia prima e arriviamo a un 4 kg. Ma se uno volesse comprare i vostri prodotti, che deve fare? I nostri prodotti li trovate nelle catene di supermercati in tutta Italia. Sì. Se all'interno della vostra area non trovate il nostro prodotto, lo chiedete al banco gastronomia o lo chiedete al responsabile salumi all'interno del punto vendita, o altrimenti potete mandare una mail, potete collegarvi al nostro sito www.gioporo.com e fare l'ordine online. Questi privati, se un ristoratore vuole la vostra bresaola, nessun problema, perché sul sito c'è un'area dedicata ai ristoratori. Mi hai detto che c'è una sorpresa per me? Esatto. Qual è sta sorpresa? Ti farò assaggiare una Kobe. Questa? Esattamente. Okay. L'amarezzatura è bella, non mente. Vabbè, io sto qua. Vabbè, siamo pronti, taglio io. Ovviamente questo è un prodotto top, no? È un prodotto per, cioè, il vostro top di gamma. Okay, esattamente, questo arriva fino a 16 mesi di affinamento e stagionatura. 16 mesi di affinamento e stagionatura. Ok, vabbè, io me la mangio. Ce la mangiamo? Io l'ho già mangiata. Ho assaggiata male. Che me ne dai, tanto. Senti, noi vedete il grasso? Sai, a Roma, come diciamo, quando mangiamo una cosa così buona, diciamo mortacci quanto buona. In Valtellina come dite? Le propi buona. Come, come? Le propi buona. Non te l'ho detto in valtellinese, te l'ho detto in livignasco. Perché tu sei di Livigno. Vabbè, poi invece mortacci quanto è buona. Mortacci quanto è buona. Insomma, ragazzi, la storia di questa bresaola è una storia di intrecci su intrecci. Abbiamo una materia prima strepitosa e l'abbiamo assaggiata al ristorante. Abbiamo uno stabilimento all'avanguardia, tanta passione, tanto studio, un meraviglioso intreccio che proprio rende possibile un prodotto così eccellente. Ma praticamente la ciliegina sulla torta, l'optimum gastronomico, lo si raggiunge grazie al microclima, perché siamo in una vallata strepitosa e ora vi faccio fare un giro per questa vallata pazzesca, secondo me uno dei posti più belli d'Italia. Apro parentesi, ringrazio Andrea, fan di Sondrio, che ci ha prestato la sua macchina per omaggiare la sua terra. A questo punto seguitemi. Amici di Bracimi Ancora, io avevo piacere di terminare questo video sparandomi una bella e tipica merenda valtellinese, ovviamente partendo dalla bresaola di Gio Porro. Ragazzi, apro parentesi, ma quanto è simpatico, figo e bella la storia di Gio Porro. A me persone del genere mi trasmettono tantissima passione, tantissimo entusiasmo. Credo che le aziende così siano il vanto dell'Italia. Noi dobbiamo essere fieri di queste aziende che fanno ricerca, sperimentazione, ma alla cui base, ragazzi, c'è una passione che sprizza. La bresaola di Gio Porro me la mangio con questo pane di segale che è tipico di qua e ovviamente innaffio tutto con del vino rosso proveniente da questi vigneti. Allora, però, ragazzi, dove stiamo? Stiamo in mezzo a queste vigne. Queste vigne sono particolarissime, praticamente uniche in tutta Italia, e c'è una terminologia, un concetto, una frase che descrive bene queste vigne. Qui parlano di
enocultura eroica, perché questi vigneti sono belli da vedere, belli da fotografare, figo se ci fai la merenda valtellinese, ma per lavorare qui, ragazzi, vi posso assicurare che è decisamente scomodo, e quindi bisogna essere degli eroi, anche qua, degli amanti, degli appassionati del vino, per ottenere vino da queste uve. Io penso che vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire e mi sparo la mia merenda, ragazzi. Grazie, diciamo, a questa esperienza, grazie a Bracimi ancora, sto girando l'Italia e sono sempre più convinto, cari ragazzi, che l'Italia sia il paese più bello del mondo. Mortacci quanto è buona! La sette la valtellina? La voglia, buonissima. Ah, dovevamo fare l'ultima cosa. Il limone. Dovevamo fare questa emancipazione dal limone. Se la facciamo. Allora, da quando siamo piccoli, noi umani, normali, ci insegnano che sulla bresaola ci va spremuto il limone, che non è peccato. L'abbiamo visto fa tante volte. Esatto. Quando prima te l'ho detto, ragazzi, quando prima gliel'ho detto a telecamere spente, è inorridita. E ma l'abbinamento con limone si fa o non si fa? Nella nostra bresaola non si fa. Copre il sapore del prodotto, copre il profumo della. Fammi una prova, ritaglia una profettina. Io il limone l'ho preparato. Allora, madonna mia, questa no, ti prego, cioè io mi sto. Guarda, mi sto emozionando perché. Mi sto emozionando perché sono passati quanti minuti da quando l'abbiamo aperta? Sta 5 minuti. 5 minuti, sì. Già preso, guardate, si sta già sciogliendo il grasso. Sta il grasso. Mamma mia, mi emoziono, non so te, ma io mi emoziono quando vedo queste cose. Allora, guardate, non guardate il limone, guardate la faccia di Elena. Allora, ci mettiamo un po' di limone. Gio Porro ci perdonerà, che dici? Io lo diciamo. Ti posso dire una cosa? È meglio senza. Quindi che ci fanno con questo limone? C'è con limone insalata? Esatto, da sola. Oh Andrea, senti, io con la macchina ho finito, tutto a posto, però c'è solo un piccolo problemino, fa cr e esce il fumo da davanti, dal cofano, tipo come se fosse una brace, una grigliata. È un problema? Eh sì, fa un sacco di fumo. No, sto scherzando, tutto a posto, te l'ho lasciata nel parcheggio, ok? Grazie mille, ciao ciao!